Questo programma è offerto da... Ne ho voluti 5 per parlare di moda, divertimento, tecnologia, mondo animale e comicità. Bentrovati amici a casa, come sempre qui in diretta immancabile ormai per molti di voi. Spero che diventiate settimana dopo settimana sempre di più, per cui io già vi ringrazio per la fiducia che ci accordate durante ogni giornata. Ebbene, ripartiamo. È una nuova settimana, siamo a lunedì 2 dicembre, sempre qui in onda, in diretta sul canale 14. Come sempre per parlare di bellezza, di cucina, ma nello stesso tempo per rimanere informati, per scoprire cosa sta accadendo intorno al mondo, intorno a noi. Ma partiamo subito, quindi mi vado immediatamente ad accostare, mi sposto appunto per raggiungere quella che è la postazione informativa. Dopo aver notato come sempre la presenza del nostro presidente, ormai presenza graditissima del lunedì, che ci preparerà qualcosa veramente di meraviglioso, già si sentono degli odorini incredibili, vado immediatamente a salutare anche il nostro direttore Salvatore Petrarolo. Come va? Buongiorno, buona settimana a tutti. Abbiamo trascorso un'altra domenica abbastanza intensa con la nostra programmazione e cominciamo una settimana altrettanto intensa per l'informazione. Oggi voglio essere invitato a pranzo, anche perché oggi voglio essere buongiorno invitato a pranzo. Buongiorno a tutti. Ma tanto non ci sarò, presidente, perciò non tranquillo. Ancora non ben trovati. Dopo ci dirà cosa stiamo lavorando oggi per le edizioni del telegiornale, che ricordo sono alle 14.30, alle 19.30, alle 22.30, l'edizione flash e a mezzanotte 15. Notizia di stamattina, di poche ore fa, una anticipazione da fonti regionali: verrà creata una società tra la AGER, l'Agenzia Regionale dei Rifiuti, e la Regione Puglia, che possa gestire tutto il ciclo dei rifiuti in Puglia, anche l'impiantistica. La notizia è che verranno realizzati, quando questo progetto verrà illustrato all'Associazione Nazionale dei Comuni, verranno realizzati nuovi impianti di compostaggio, ma non solo. Gli impianti di compostaggio saranno realizzati a Lecce, ad Andria, a Cerignola, e se ne stanno individuando altri di territori dove realizzare questi impianti di compostaggio. Ci sarà un impianto nel progetto, è previsto la realizzazione per esempio di un impianto per la raccolta del percolato a Trani, o per la raccolta dello spazzamento che viene effettuato per strada nella città di Molfetta. Ma insomma è un piano abbastanza vasto per la gestione dei rifiuti. Parleremo di politica, perché è stato un fine settimana nel quale ci sono stati diversi eventi appunto politici. Uno di questi si è tenuto ad Andria, dove c'è stata l'assemblea provinciale della Lega per cominciare ad avvicinarsi all'appuntamento delle regionali del prossimo anno. Vi daremo le ultime sullo stadio Puttilli di Barletta, perché è stato pubblicato il bando per l'affidamento dei lavori, e insomma vi racconteremo nel dettaglio che cosa accadrà in questo senso. Ovviamente l'ampia pagina dello sport, con la rivisitazione di tutta la domenica calcistica, il commento sul campionato di Serie C, sul campionato di Serie D e su quello di eccellenza, e poi come sempre la notizia diciamo leggera, ma in questo caso veramente interessante e importante. Perché? Perché sabato
è stato presentato, e noi lo racconteremo con un nostro servizio, è stato presentato il progetto che è intitolato Sulle strade di Don Tonino. Don Tonino Bello è stato vescovo di Molfetta, morto 25 anni fa. Quest'anno c'è stata anche la visita del Papa a Molfetta in occasione dei 25 anni della scomparsa di Don Tonino Bello. C'è questo progetto che prevede una sorta di camminamento dalla città di Molfetta, che era la città dove aveva appunto svolgeva la sua attività diocesana il vescovo Don Tonino, sino ad Alessano, che è in provincia di Lecce ed è la città dove lui è nato e dove adesso sono conservate le spoglie di Don Tonino. Si percorrono 420 chilometri con diverse tappe, e ogni tappa chi fa questo camminamento, i pellegrini che vorranno fare questo camminamento, a ogni tappa saranno dotati anche di un libretto, di un libro nel quale sono raccolti alcuni degli scritti di Don Tonino e che hanno un significato per ogni tratto e per ogni città che viene toccata da questo camminamento. Sabato sera c'è stata la presentazione di questo progetto e vi posso dire che è stato anche parecchio emozionante. Quanti chilometri? 420. Quindi bisogna mangiare prima. Bisogna mangiare, è un po' l'idea prende spunto dal cammino di Santiago di Compostela. Sì, bellissimo. Questo è lì. Diciamo certo, che poi certo noi che siamo in Puglia. Bisogna essere belli sempre rifocillati. Noi siamo in Puglia, per cui di qua veramente passavano tantissimi cristiani. Insomma, è un territorio importante proprio per la spiritualità che lo contraddistingue. Una meta molto importante era anche ai tempi, e spero lo torni sempre di più, Monte Sant'Angelo. Insomma, potremmo stare giorni e giorni. Guarda, tu mi inviti a nozze quando anche perché oltre all'idea del cammino religioso, l'idea è quella di associare, certo, una sorta di turismo lento, e perciò far avvicinare innanzitutto i pugliesi che non conoscono il loro territorio fino in fondo, certo, ma in seconda battuta anche come dire, i visitatori che arrivano da fuori regione e da tutti i posti del mondo per poter compiere questo cammino. A cui proporremo poi le bellezze e la bontà del nostro territorio. Abbiamo qui naturalmente il nostro presidente. Siamo prontissimi per realizzare qualcosa di meraviglioso con il presidente. Grazie naturalmente per tutte queste informazioni. Grazie mille, ci rivediamo domani. Ci rivediamo domani, ma più tardi vi rivedete con i colleghi della redazione, certo, con le ultime notizie prima dell'edizione delle 14:30. Va bene. Allora, non resto a pranzo, presidente, tranquillo. Non resto. Allora, amici a casa, siamo prontissimi per vivere questo lunedì che vi ho promesso ricco, ricchissimo di contenuti. Prima però devo dare il benvenuto al mio angel, per cui sigla. Ciò che va di moda. Aspetta, mi arrivo. Eccomi qui con la nostra bellissima Carmen. Buongiorno a tutti e benvenuti e buon inizio di settimana. Ma come sei sberluccicosa? Non mi dire niente sul colore della camicia. Guarda, di regola a teatro non si mette, però in TV si può, e in periodo come questo assolutamente ok, anche perché diciamo non potrei dire il contrario, perché anche il mio è un colore un po', come dire, vinaccio? Vinaccio. Sei scaramantica, Serena? Assolutamente no. Ecco. No. Allora, io intanto vorrei ricordare per tutti gli amici che ci seguono da casa di sintonizzarsi e collegarsi con Teleregione Official, dove potete inviare i vostri messaggi e quindi fare già delle domande al nostro Masterchef. Che dire, presidente? Bene, buongiorno a tutti, bentrovati innanzitutto, e quello che oggi proponiamo è un piatto antichissimo, e cominciamo con gli ingredienti. Allora, abbiamo sempre come cavallo di battaglia l'olio. Allora, prima di tutto, come si chiama questo piatto? Allora, è un pancotto. Pancotto? Pancotto. Grado di difficoltà? Pochissimo. Facile? Facilissimo. Lo posso fare pure io. Certamente. Tempo di preparazione? 10 minuti, un quarto d'ora. Benissimo. Massimo.
Allora, regia, abbiamo bisogno di pochi elementi, andiamo subito con la grafica che aiuta gli amici a casa ad indicare sul proprio taccuino che porta la scritta, proprio la dicitura Pancotto. Casa Serena, quello che è l'ingrediente e tutto ciò che necessita per la realizzazione di questo pancotto. Andiamo, presidente. Allora, abbiamo subito olio extravergine d'oliva. Per quanto riguarda adesso il pancotto, abbiamo il pane di grano duro, poi abbiamo subito l'olio, l'aglio, eccolo qua. Sì. L'altro ingrediente maggioritario è la patata e poi tutte le verdure, praticamente quelle campestre che io da più di trasmissioni sto portando avanti perché sono verdure che noi del territorio ce ne abbiamo abbondante, per cui dobbiamo essere anche in grado di fare delle dimostrazioni per questi ingredienti. Come si procede? Si procede subito con acqua, eccola qua, acqua calda, subito, mettiamo giù del sale. Grosso? Sì, certamente. E dopodiché mettiamo giù subito le nostre verdurine. Eccole qua. Carmella, hai mai realizzato questo a casa? Guarda, mi leggi nel pensiero, perché ormai siamo stavo per chiederti, Serena, se qualche volta tu porti a casa qualche ricetta e la realizzi, che cosa combini? Sì, certo, la realizzo, ma soprattutto mi diverto alla fine della trasmissione ad assaggiare. Per cui già do un mio voto, metto sul mio taccuino con la scritta Casa Serena insomma la quotazione del piatto, certo. E poi la propongo, anche perché si sta avvicinando a Natale, presidente. Sì, ma... Beh, per Natale abbiamo altre sorprese, abbiamo proprio diciamo quegli ingredienti che Natale ci distingue anche per come cucina pugliese. Abbiamo la cartellata, abbiamo il calzoncello di Gesù Bambino. Che bello il calzoncello! Poi abbiamo anche altri ingredienti, che sarebbe anche la pasta di mandorla, la nostra pasta di mandorla di Terlizzi, la mandorla più famosa, la Filippocea, per cui abbiamo anche di quegli ingredienti quelle licornie pugliese. Fantastico. Carmen, diamo sempre valore ai nostri prodotti del... Come si fa ad arrivare a gennaio in queste condizioni? Non tocchiamo questo tasto, per favore. Allora, presidente, che si fa? Allora, diamo adesso un tre quarti di cottura alle nostre verdure e poi subito dopo aggiungiamo il nostro pancotto tagliato a pezzi. Una volta fatto questo procedimento, scoliamo e mettiamo giù subito olio extravergine d'oliva con l'aglio e aromatizziamo con questi altri due ingredienti. Quindi anche in questo caso è tutto molto facile, abbiamo bisogno di una semplice dotazione che può essere quella di una padella e di un... Ecco, adesso vado a mettere la nostra patata. Presidente, ma questo io lo propongo come antipasto? No, è un primo piatto. Dipende dalla fame. Sì, beh, è un primo piatto. Volendo, facendo dei piccoli finger food, perché no? Possiamo anche presentare come piccolo aperitivo. Qual è l'origine del suo cognome, presidente? Beh, un cognome abbastanza, come dire, in Puglia poco conosciuto. È un cognome spagnolo. Ecco. Io sento Carmen, Spagna, Enrique, cioè io sentivo questa similitudine, questa familiarità col presidente. Ma perché tu hai origini spagnole? No, è per il nome, il cognome, che è un tipico nome spagnolo, ma insomma no, sono italianissima. Italianissima. Abbiamo tagliato quindi la nostra patata. Presidente, ma questa ricetta la troviamo sempre nel suo ricettario? Sì, certamente sempre nel nostro ricettario, abbiamo anche il pancotto, anzi abbiamo anche un piccolo pancotto che veniva addirittura come ingrediente maggioritario ai piccoli bambini. Proprio lo svezzamento, si dava questo pancotto, ma non questo, però veniva fatto sempre con pane raffermo, olio extravergine d'oliva, un po' di formaggio per dargli foglio di alloro e pomodorino. Veniva come una pappa. Infatti io quando parlo con mia suocera o con altre persone che hanno la sua età, mi raccontano proprio di questo svezzamento, sì. Quindi si chiamava il pancotto. Pancotto, sì, un pancotto per i bambini. Che bontà. Ecco nuovamente la ricetta, quindi noi dobbiamo semplicemente attendere. Per quanto tempo? Abbiamo 10 minuti di tempo, il tempo che la verdura cominci insomma
Adesso vado quasi ad aggiungere un pomodorino. Così com'è? Così com'è, dentro. Quindi intero. Okay. Quindi abbiamo anche tanto colore, perché vedo il rosso, vedo il verde, c'è noi la presenza siamo della patata. La Puglia è ricca anche di questo colore. Abbiamo il mare, abbiamo tutta la mugia che è verde, è bellissima. Abbiamo le olive, il nostro cavallo di battaglia, come parlo sempre, le nostre olive. Non ci manca assolutamente nulla, abbiamo la nostra meravigliosa Carmen, quest'oggi vestita di viola, lì nella postazione dei saluti. Stai scrivendo qualcosa, gli amici che ci allora, seguono? Allora, ci scrive Francesco Maria Marrese, bentornata Francesco. Serena, alla signora Martorana e allo chef, buon lavoro a tutti, ovviamente noi ringraziamo. Ringraziamo. Francesco Maria è sempre presente. Allora, Francesco Maria, ascoltami bene. Se tu volessi, io so che sei impegnato lavorativamente, se tu volessi io avrei piacere di invitarti una volta in trasmissione. Se magari sai cucinare, ti puoi dilettare con noi e prepararci qualcosa, perché ormai sono 3 edizioni che ho avuto l'opportunità di salutarti e in qualche modo di sentirti, insomma, parte del nostro team qui di Teleregione, per cui sei assolutamente invitato, fatti sentire. Devi sapere, Carmen, che Francesco Maria tutti gli anni ci ha scritto. Ah, bene. Proprio bene. Perché si crea questo rapporto di amicizia. Ma infatti vedo che è immancabile, dalla prima Vero? Puntata lui scrive sempre, ci saluta, grazie. Mentre noi parliamo il presidente va. Vado perché, ecco, taglio il pane, raffermo, mi pare tutta la parte più dura. Dobbiamo diminuire? Sì. Ok. Là, benissimo. Io guardo molto il presidente quando taglia, quando sminuzza, perché loro poi hanno tutta una manualità particolare, vero presidente? Beh, certamente abbiamo le postazioni delle mani, perché non ci possono fare male, abbiamo poi anche la manualità, ecco, di avere un attrezzo in certo, mano. L'esperienza certo. Ci porta anche a questo. Presidente, ma le è mai capitato di ferirsi, soprattutto da giovane? Per fortuna no. Ok, quindi mai? Per fortuna no. Capisci di cosa stiamo parlando? Sì, per fortuna. Invece no. Può capitare. Può capitare una distrazione, sì, può capitare questo. Ecco perché bisogna stare molto attenti in cucina, anche perché abbiamo tanto di quella pericolosità davanti. Abbiamo l'acqua bollente, abbiamo gli oli bollenti, è ovvio. Può essere molto pericoloso. E poi avere a che fare con un'attrezzatura anche tecnica e nello specifico coltelli e tutt'altro. Nel frattempo, presidente, per far vedere che sono, insomma, vedere lei che gira è importantissima per questa trasmissione, io giro anche se non ce n'è bisogno. No, anzi, hai fatto benissimo. Allora, presidente, girava alle sue spalle per non farsi vedere, perché io non so, lei è geloso della sua postazione? Quando siete in cucina, colleghi? Anzi, perché no? Bene. Intanto vado a mettere già l'olio extravergine d'oliva. Presidente, noi ci stiamo avvicinando alle festività natalizie, ma lei di solito cosa fa a Natale o a Capodanno? L'invitato o invita? Lavoriamo? Lavoriamo, sì. Lo sapevo. Lavoriamo. E quando festeggiamo? Noi festeggiamo sempre dopo la festa, come si vuol dire. È un lavoro che chiede molta passione, molta dedizione e grande spirito di sacrificio. Molto, molto sacrificio, molto devozione, perché effettivamente bisogna lavorare e devi sapere anche come lavorare, altrimenti poi le altre aziende certamente non ti fanno una certa richiesta. È giusto. Cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo messo nella nostra padella l'olio extravergine d'oliva. Parecchio, vedo. Beh, sì, perché dobbiamo anche condirlo, il pane. Ma io sono sempre d'accordo con molto olio, perché io so che l'olio fa bene. Giusto, l'importante è che non si faccia riscaldare troppo l'olio. È corretto, presidente? Certamente sì. Ecco, io adesso tu pensa ci che siamo. Fortuna Serena, sua moglie può dire dai, oggi cucina tu. Ma c'è mai a casa, cucina tu? Oggi cucina tu. Certamente sì, okay. Cucino io, per fortuna. Come si vuol dire? La anche. Vogliamo salutare? Ciao Mariella, so che stai a scuola, buona giornata e buon lavoro. Che meraviglia, da quanti anni? Sono quasi già 10 anni. 10 anni? Sì, 10 anni. È un traguardo importante quello dei 10 anni? Beh, diciamo sì. Carmen, tu? I miei sono tanti, sono quasi 30. Mm. Mi sono sposata nel 90, quindi... 30 anni! E a Natale cosa fai?
A Natale ti fai invitare non ci ho pensato ancora, non ci ho ancora pensato. Quindi lunedì prossimo me lo dici? Sì. È presto ancora, è presto. Cosa stai facendo? Presto, Carmen, oggi è 2 dicembre. Ormai comincia il countdown. Ti arrivano quei messaggi su WhatsApp in cui c'è scritto 2 mercoledì a Natale, li odio, sinceramente li odio. È un countdown che fa un po' terrore. Presidente, che facciamo? Sì. Adesso vedo se la patata è cotta, perché bastano, sì, e beh, si vede anche dal colore, dalla parte centrale è più gialla, la parte esterna, la parte è ancora più bianca. Okay. Allora, regia, nel frattempo, mentre noi aspettiamo che giunga a cottura il tutto, come sempre rimandiamo in grafica gli elementi. Ricordiamo agli amici che si fossero sintonizzati soltanto in questo momento, stiamo realizzando un antico sapore, il pancotto. Quindi ricordiamo cosa abbiamo messo: acqua naturalmente calda, acqua salata, acqua bollente salata, e poi abbiamo cominciato già ad aggiungere la patata con le loro verdurine. Okay. Stiamo facendo adesso 3/4 di cottura e il pomodoro. E il pomodoro per dargli anche quella sapidità anche al pancotto. Okay. C'era anche un tempo addietro, c'era un particolare. Quale? Addirittura veniva proprio tagliuzzato la parte del lardo e quello era il soffritto per mettere dentro e dava quel sapore. Insaporiva diverso, ancora di più, vero? Di più, sì. Però oggi siamo più ricchi, siamo più moderni, diamo la priorità al nostro olio extravergine d'oliva. E va bene. Che odore, si sente un odorino, che meraviglia. È l'acqua acidula del... Ma dopo la riutilizzeremo quest'acqua? O no? No, non ci serve perché più. Perché di solito poi l'acqua delle verdure viene sempre riutilizzata. Però non ci serve. In cucina non si butta mai nulla. Però non ci serve. Oggi non ci serve. Non ci serve. Come secondo piatto, che cosa potremmo accostarvi? Secondo piatto... Se volessimo creare un menù. Come secondo piatto possiamo... parlare di un pesce molto più antico, ad esempio lo sgombero, è un pesce che poi fa benissimo, un pesce anche azzurro, per cui possiamo anche abbinarlo sotto, mettiamo sempre sotto un po' di pane, anche una crema di pane raffermo, e poi mettere questo filetto di sgombero sopra, poi guarnito con una patata. La cosa che mi piace di voi cuochi è che siete quasi dei chimici, cioè ogni volta riuscite sempre ad accostare l'elemento giusto. Io se non faccio 20.000 prove, ma l'esperienza ci porta a questo, non è questo che è anche giusto. Nasciamo tanto per, si nasce per un certo tipo di esperienza, quello che poi effettivamente ti dà, distingue la casalinga dal cuoco e ti distingue anche fra colleghi e colleghi, perché ognuno di noi ha anche la sua, come si può dire, la sua forza, anche il suo può fare. Ma lei, maestro, si contraddistingue per una ricetta in particolare? Quando parlano di lei, il maestro del... La mia è quello di portare una cucina sana. E per il nostro territorio, ecco, sì. La mia, quello che io prediligo sono sempre i nostri prodotti, però i prodotti di territorio, questa è la mia distinzione. Sì, infatti vedo che usa molto le verdure. Molte verdure, sì. Molto olio extra. È un presidente molto green. Ecco. Vero? Ecco, sì. Ecco, ci siamo, basta, opla, il pane. Avete visto che ho ripreso a girare? Io appunto gli davo la parola al presidente, così tu giravi alle Capisci? Spalle. È preziosa questa. Per giustificare dopo il fatto che andrò poi ad assaggiare, perché io adoro la presenza del verde, adoro il pomodoro, il pane. Opla, ci siamo. Quanto tempo deve rimanere qua? Ok, ci siamo. Ci siamo. Scoliamo il tutto. Ok, e quindi dobbiamo andare ad eliminare l'acqua, perché poi tutto il composto, così come creato, lo dovremo riporre poi all'interno di questo meraviglioso padellino che, vi ricordiamo, è già dotato di un po' di olio che rappresenta proprio il letto che andrà ad abbracciare tutti i vari elementi che abbiamo fatto cuocere per una decina di minuti. Scriveteci su Facebook anche quelli che sono i vostri ricordi, che magari sono legati alla preparazione di questo meraviglioso piatto che proponiamo con il nostro presidente. Eccolo qui. Questo è quello che ci interessa adesso.
ecco. Tutto il contenuto. Tutto il contenuto e adesso... Quindi il pane è veramente pochissimo. Pochissimo, sì, perché deve essere, non deve essere sfatto, insomma, deve essere un po' calloso. Intanto Serena da casa ci scrive Raffaella Albudanzi, poi non so, può essere anche che sia al lavoro o non so dove, tanto col cellulare ci possono raggiungere da ogni parte, e ci scrive complimenti a tutti, grazie. Raffaella, hai mai realizzato questo piatto? E se no, realizzalo e facci sapere quanto è gustoso. E devo dire, Presidente, è anche un piatto che non costa. Non costa tanto. Non costa tanto. E perché i nostri diciamo, genitori, i nostri nonni, ciò che avevano in casa mettevano subito, perché poi le famiglie erano numerose, e perché no? Utilizzare le cosiddette ricette raffermo, povere. Ecco, pane raffermo e poi quello che effettivamente, una patata, un pomodorino appeso, ce n'erano insomma. Si andava un attimo nel campo, si raccoglieva un po' di verdura, ecco, un po' d'olio e il gioco era fatto. Dobbiamo aspettare che possa aggiungere un po' l'olio. E poi ci dobbiamo aggiungere qualcos'altro? Sì. Eccolo qua. Che cosa? Allora, mettiamo l'aglio già tritato, o a rondelle che poi dà... E per chi non dovesse amare l'aglio, Presidente? Olio extravergine crudo va benissimo. Perché ho scoperto che ci sono ancora tantissime persone che sono proprio allergiche. Intolleranti. Intolleranti. Io per esempio non posso mangiare l'aglio, lo devo usare intero, quindi soffriggo con l'aglio intero e poi lo tolgo, perché altrimenti mi rimane indigesto, non riesco. Vedi? Però è buonissimo l'aglio. Serena, mi regali quella pinzetta? A Natale, mi piace. Vedo che il presidente, presidente non usa le per mani. Per poterlo regalare a Carmen, dove lo posso acquistare? Da un esperto. Ma guarda questa eleganza e questa delicatezza del presidente che usa la pinzetta per cucinare invece di usare le mani. Bravo. Eh sì, anche perché poi, Carmen, detto tra noi, togliere l'odore di aglio dalle mani. Ecco. Addio. Dai, quanto ne stiamo mettendo? Non molto. Molto, sì. Giusto? Beh, un mezzo spicchio di aglio, ecco. Ok. Comunque. Sai, Carmen, la sera, quando prima di andare a letto, preparare questa cena ti riscalda, ti coccola, e non ti senti neanche in colpa, perché è un po' di pane e la verdura. Hai consumato quello che è l'avanzo di casa? Sì, anche perché sono quegli ingredienti che non mancano mai nella nostra dispensa. Allora, procediamo. Procediamo, tra ecco. Poco poi cosa ci andiamo a mettere? Presidente, che ci cos'è? Ci mettiamo, ecco, un peperone crusco. Peperone crusco che sarebbe? È un peperone essiccato. E se io non ce l'ho il peperone? È giusto per... Ok, va bene. Sì, è giusto un ingrediente. Sì, sono ingredienti. Se anche non c'è, non... Sì. E poi come procederemo, Presidente? Perché poi dovremmo andare in pubblicità, potremmo... Niente, l'olio, appena l'aglio si è imbiondito, vado diciamo, a metterlo dentro e poi subito vado a condirlo in piatto. Possiamo aspettare qualche istante di pubblicità? Sì, perché... Allora, amici a casa, per vedere il proseguo, ma anche per scoprire quale sarà l'ospite che quest'oggi la nostra Carmen avrà portato all'interno del mio studio. Carmen, mi vuoi anticipare qualcosa? Sì, allora, abbiamo una bravissima e giovanissima acconciatrice, ci realizza l'acconciatura già per le feste, non la solita acconciatura sposa, visto che appunto arrivano le festività. Non vedo l'ora. Ecco. Per cui aspettateci qualche istante di pubblicità. A tra poco.
E rientriamo, siamo sempre qui con il nostro presidente. Allora, presidente, prego, provvediamo e procediamo. Eccola qua, ecco il nostro olio con l'aglio. Ok. Quindi in questo caso è fuoco spento, giusto? Sì, fuoco spento, vado subito a... Ad insaporire il tutto. Rimesto giusto per qualche istante, ricordiamo stiamo realizzando il pancotto ed il piatto così sarebbe pronto, giusto? Basta soltanto impiattarlo adesso. Allora, impiattiamolo, mostriamo agli amici a casa, dopodiché mi sposterò in quello che è l'angolo dei salotti, del salotto, perché c'è, come sì, come anticipato, la nostra Carmen, in compagnia di una sua amica che diventa subito amica di Teleregione. Eccole qui, tre donne bellissime, sono già pronte, per cui ragazze, aspettatemi, arrivo subito, prima però devo vedere il pancotto. Ed ecco qui il risultato finale che il nostro presidente sta terminando e che metterà poi a favor di telecamera. Abbiamo un tripudio di colori perché abbiamo la presenza del pane e poi il verde della verdura campestre, abbiamo poi il rosso del peperone e del pomodorino e naturalmente la presenza anche della patata. Ecco qui il risultato finale. Allora, io vado a questo punto, mi sposto, presidente, prima lo facciamo vedere agli amici a casa, chiedo scusa, so che il nostro presidente ama poi apportare quei correttivi che rendono il tutto anche bello da vedersi. Eccolo qui, bravissimo, il presidente Michele Ricchez, così come detto, io mi sposto, vado immediatamente a dare il benvenuto a Elena Petrucelli, ben trovata! Buongiorno a tutti! Ben trovate anche voi. Tre belle bionde. Allora, belle bionde. Innanzitutto vi presentiamo appunto Elena Petrucelli, che è una giovanissima hairstylist, ma soprattutto oggi noi siamo responsabili, è un rischio farle sentire tutti questi odori, perché lei è in attesa, è in gravidanza, al settimo mese, aspetta settimo un bellissimo mese, bambino. Sì. Settimo fatti mese, vedere, vieni, guardatela, come... in splendida forma, come la nostra Elena. Possiamo quasi assaggiarla, perché non vogliamo essere... Sì, sì, sì. Ragazzi, ubi maior, minor cessat, qua non vorrei che nascesse con la voglia del pancotto. Assolutamente, assolutamente. Non mi voglio sentire responsabile. Cos'è? Maschietto. Maschio, sappiamo già il nome? Sì, Francesco Pio. Che meraviglia. Ah, che bel nome, bellissimo. Complimenti. Grazie. Allora, quindi non siamo soli, c'è anche lui. Sì, siamo quattro donne e un maschietto. E per il famoso nodo al fazzoletto, Serena, di cui parliamo sempre, riavremo la nostra Lena con il piccolino, perché tanto mancano pochi mesi. Certo. Promesso, Lena, promesso. Ce lo porti qui? Certo, promesso. Ok, sono contenta. Allora, bene. Dicevamo, una meravigliosa donna che appunto ha la potenza di generare non soltanto un figlio, ma di generare, professionalmente parlando, delle opere d'arte. Sì, sì. Allora, Elena, devi sapere che ha cominciato da piccolissima a giocare con le bambole, tagliava i capelli, faceva le trecce, quindi è nata toccando i capelli e desiderando di diventare una acconciatrice, una parrucchiera, e quindi diciamo ha subito pensato di dedicarsi a questo lavoro. Allora, la nostra Elena sta procedendo con realizzare questa che sarà... Questa è un'acconciatura, mi sono ispirata allo stile settecentesco, dato che comunque sarà la nuova moda dell'anno prossimo, 2020, ispirata allo stile un po' rococò, stile Maria Antonietta. Sì, sì. Quindi il 2020 sarà rococò. Rococò, sì, sì. E sì, quali sì. sono quindi le caratteristiche del rococò? Le caratteristiche del rococò sono tutte queste, tutti questi riccioli, queste acconciature molto elaborate, il cotonato soprattutto, e quindi anche per quanto riguarda l'abbigliamento e anche l'arredamento. Sì, sì, sì. Sì. No, scusa Serena, stavo notando in base proprio a questo discorso come anche il viso della nostra modella Giada bellissimo. Sia molto ispirato, vero? Ad un viso così antico di una donna del Settecento, sì, vero? Sì, sì, sì. Complimenti. Vero. Bella. Grazie.
È vero, sembra molto francese, la nostra jardin. Dicevo, la nostra Lena sta lavorando. Voi alla fine vedrete quella che è la realizzazione finale, perché ora possiamo godere del viso della nostra Giada, però dietro poi c'è tutto un costrutto particolare. Quante ore richiede un'opera del genere? Beh, un'opera del genere è un'oretta abbondante, avvia, sì. Ovviamente avendo già i capelli preparati prima, sì. Uh-huh. Bisogna allora... dare un viso particolare? Sì, un viso particolare che non sia ovviamente molto tondo, serve un viso ovale che comunque comporta appunto un'acconciatura così con una cotonatura, sì. Serena, immaginati quanto sia efficiente questa rete, questa nostra rete. Addirittura Lena, che è una giovanissima donna, è stata corsista e allieva del maestro Francesco Musella da Napoli. Grande. Che noi abbiamo avuto qui ospite, e quindi voglio dire, è bellissima questa cosa. Magari anche Francesco in questo momento ti sta guardando e io poi magari saluto. Ti scriverà un messaggino nel dire brava, sei stata bravissima con quello che hai realizzato. Grande maestro. Lei si è formata anche con i famosi Tony and Guy, giusto? Sì, ecco, sì. Sono dei nomi molto prestigiosi del settore. Ovviamente... Tu mi hai nominato il maestro Musella, che ha promesso di tornare qui nei nostri studi e di portare qualcosa che ricordi la... Sì, certo. Giusto? Certo, anche perché insomma questi tutorial mischiati agli odori di cucina, se nominiamo il Francesco Musella ci viene in mente da Napoli in verità, il babà. In verità, Carmen, noi che facciamo durante la diretta strappiamo delle promesse. Quindi al maestro Musella abbiamo chiesto di portare qualcosa di Napoli, alla povera Elena di portare il bambino. Ecco, insomma, ognuno il suo. Qualcuno deve sempre portare qualcosa. E magari, qualcosa. Visto che lei anche ha Bisceglie, c'è un dolce tipico anche di Bisceglie. Sospiri? Sì, noi abbiamo sospiri, sì, che sono buonissimi. Ma portalo pure, non porterò ti anche quello. Bene. Lei nel frattempo lavora, capito? Sì. Noi siamo due chiacchierine, sì. E lei da professionista qual è? Prosegue in maniera indefessa. Allora, io direi che, visto che abbiamo fatto dei ringraziamenti, continuiamo con Gioele Deliso del giornale del parrucchiere, che mi ha permesso di conoscerla, perché poi devi sapere che abbiamo cominciato delle importanti collaborazioni. Lei mi ha seguito in un progetto a Sanremo. Non ci credo. Sì, abbiamo anche delle foto che lo testimoniano. Abbiamo dei documenti. Sì, ho girato in regia. Grazie a Carmen. Ecco, allora, questa è proprio Lena sulla scalinata del Casinò di Sanremo, dove noi poi abbiamo realizzato un defilé bellissimo nel 2019. Lena, vuoi commentare? Questa. Sì, queste sono delle acconciature ovviamente da sposa. Tutto molto, fatto da te. Molto morbide. Sì, guarda, sì, veramente belle e complicate, tra l'altro. Sì, sono sempre elaborate, sempre su richiesta ovviamente, perché c'è sempre la cliente che richiede l'acconciatura elaborata o l'acconciatura più semplice, più commerciale, diciamo così. Ecco, poi vediamo se... abbiamo qui cosa? La foto di Sanremo della scalinata, del defilé. Sì, del defilé. E invece quella in abito da sposa? Quella in abito da sposa è praticamente la modella che ho realizzato nello shooting del calendario Pro Lilt. Perché anche lei ha contribuito al calendario per la Lega Italiana Lotta Tumori, che realizziamo con la sezione BAT. Sì. Dovete sapere anche una cosa, che la nostra Lena sta guardando le foto e sta dando una risposta immediata, perché Carmen le ha fatto questa sorpresa di preparare infatti, questo materiale, infatti. Quindi Lena ne era ignara. Certo, non ne sapevo nulla. Era proprio per far capire agli amici a casa, insomma, chi abbiamo in studio. Cosa stai facendo, Lena? Allora, sto finendo di realizzare dietro un'acconciatura ovviamente elaborata. Ho lasciato sul davanti dei riccioli, perché comunque lo stile settecentesco richiama un po' i riccioli, con una cotonatura decisa sul davanti, anche perché la nostra modella richiede benissimo questa acconciatura. E poi, scusate, oltre ad essere bella, è vestita benissimo, tra poco la vedremo anche sfilare.
Lena, quali sono i tuoi prossimi obiettivi, oltre che dare alla luce un meraviglioso maschietto? I miei prossimi obiettivi sono tanti. Io aspiro molto ad andare a Miss Italia, ad andare sempre avanti, non fermarmi mai, anche perché questo è un lavoro che richiede sempre aggiornamento e andare sempre avanti in qualsiasi cosa. Non mi fermo qua. Ho visto anche che hai un team di donne che ti seguono. Sì, c'è tua sorella, tua cugina che lavorano con te. È bello citarle, ringraziarle anche. Tra cui Michela Di Pilato e Ilaria Petrucelli, che è mia sorella. Che sono dietro alle telecamere. Ecco perché Lena guardava al di là. Senti Lena, se tu dovessi... l'infinito. Senti Lena, se tu dovessi lanciare un messaggio a chi in questo momento ci sta guardando da casa, perché una donna deve scegliere Lena Petrucelli Parrucchieri, oltre che per la bellezza e la simpatia, insomma, anche la professionalità del tuo team? Perché io mi ritengo una persona che sa molto ascoltare le richieste delle mie clienti e devo dire che riescono sempre, soprattutto il consiglio che do è soprattutto quello di ascoltare quello che vuole la cliente, perché oggi come oggi la cliente è molto esigente, quindi va ascoltata soprattutto e non va fatto di testa propria. Si deve sentire a suo agio. Si deve sentire a suo agio, questo è importante. Allora io direi, Lena, se sei d'accordo, di mostrare, quindi di far girare un attimo la nostra Giada, di modo che i nostri cameraman possano inquadrare quella che è la realizzazione della nostra Lena Petrucelli, che me la racconta. Dimmi qualcosa. Sì, allora ovviamente ho creato un posticcio di riccioli incrociati tra loro, partendo prima dalla parte bassa e salendo verso su e lasciando i laterali appunto morbidi con una cotonatura sulla parte. Posso fare un commento? Ovviamente lo faccio da profana. Cioè, la nostra Giada non ha dei capelli lunghissimi, ma lei ha dato un volume importante, perché sembra che abbia tantissimi capelli. Brava, davvero, ti faccio i complimenti per questo. Anche perché è importante comunque trovare dei difetti sulla testa della cliente e quindi andarli a mascherare dove ci sono dei vuoti. Sì, è molto importante. Poi per le donne il capello è fondamentale. È fondamentale, Noi siamo donne di testa, ti piace? Allora, giriamo la nostra meravigliosa Giada, che è bella da ogni angolazione. Giada, vuoi per cortesia farci un piccolo defilé, Lena? Carmen, siamo d'accordo? Sì, certo. Possiamo anche mirare... perché, insomma, vai, arriva il terzo ringraziamento per Giulio Lovero che ci dà questi bellissimi abiti e lo ospiteremo prossimamente da noi, proprio per parlarci dell'abito in tendenza in queste feste. Ma quanto è bello questo abito? È un abito a sirena, giusto con un bello scollo, quindi questa spalla in evidenza e questi capelli che danno slancio. Sì, si lanciano molto con un abito del genere, sì. Ovviamente la nostra Lena ha proprio studiato, vero? La modella, il viso, il capello, il colore, mi dicevi, anche importante dei capelli. Sì, perché comunque il biondo mette molto in risalto l'acconciatura, invece con un capello più scuro si nota un po' meno. Abbiamo evidenziato appunto questa mise, no? Questo vestito bellissimo, già prezioso di per sé, quindi bisogna fare in modo che il capello possa accompagnare, giusto? Sì, è molto importante. C'è uno studio quando si decide di fare una concia piuttosto che un'altra, è corretto? Sì. Perché ad esempio, quale potrebbe essere l'errore per questo tipo di vestito? L'errore per questo tipo di vestito sarebbe quello magari di tirarli tutti, quindi scoprire molto il viso,
invece lasciando quel morbido un po' più sul davanti, avendo la scollatura dietro, mette più in risalto il vestito. Anche perché, come dicevi prima, sono proprio questi riccioli che vanno ad arricchire il suo décolleté. Esatto. Non ha neanche bisogno magari di un accessorio, perché è già arricchita da questo. Dai, ti rivediamo un défilé. Capito, Carmen ci ha preso gusto. Sì, 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 voglio vedere anche l'abito. Vogliamo rivederti. Allora, sì. Regia, a questo punto alziamo il volume di modo che tutti gli amici che sono anche dietro alle telecamere possano godere appieno. Ci sia un richiamo dei cinque sensi, l'occhio, appunto il gusto della nostra Giada. E poi noi sentiamo questo profumo, immaginate un po'. Perché il nostro presidente continua a lavorare. Scusa, lei procede, Elena, sta tirando calci? È un pochino, capito? Anche tu hai il richiamo di calci. Per quando è prevista la nascita di Francesco? Per febbraio, metà febbraio. Quindi, segnalo in agenda che dopo sarai nostra ospite col piccolo. Certo, certo. E poi quando sarai grande gli mostreremo questo filmato. Bene. E gli diremo, guarda che c'eri anche tu. C'eri anche tu. Allora, questa è la nostra bellissima Giada, meravigliosa, questa realizzazione della nostra Elena Petrucelli, che potete trovare dove? A Biceglie, in via Vittorio Veneto, 61. Ok. Per poter decidere con lei eventualmente quale possa essere la concia più giusta per una serata, come in questo caso una serata importante evidentemente, ma soprattutto per il giorno del vostro matrimonio, che poi si spera essere un giorno unico e quindi come tale ha bisogno di quelle accortezze particolari. Certo. Tu che memoria hai della concia, la tua concia preferita? La mia concia preferita è sicuramente sull'elegante, molto elaborato, artistico, dato che comunque ho fatto dei corsi da musella. Quindi il commerciale viene fatto sempre, ma con l'artistico e l'elaborato ci si diverte di più e fa più bella figura sicuramente. Allora, Giada, scusa, ti stanno facendo un primo piano meraviglioso. Guarda un attimo la telecamera, ti pongo una domanda. A bruciapelo, tu non hai il microfono, per cui risponderai con la testa. Ti piaci? Come darti torto? Grazie naturalmente alla nostra Giada, ma soprattutto Lena. Lena, grazie, complimenti. A voi. Grazie, grazie a voi. A me poi le donne. Poi le donne con un pargoletto nella pancia, scusate, ce l'abbiamo soltanto noi. Grazie alla nostra Elena Petrucelli. Grazie, Carmen. Grazie. Scusa, grazie, come sempre abbiamo questo missione momento. Compiuta. Abbiamo questo momento che va a suggellare, insomma, quanto abbiamo proposto. Grazie mille. Scusate, là abbiamo sempre il presidente. Per cui aspettatemi qui, perché ogni promessa è, insomma, diventa importante, soprattutto se c'è un piccolino che potrebbe nascere. Grazie, con la voglia Lena, del pancotto, e non sia mai. Lena, un attimo solo, che ti porto il piatto. Ah, aspettami, ok, grazie, lì. Grazie. Scusa. Presidente, che facciamo? Allora, il piatto è completo, mettiamo adesso un filo d'olio, extra vergine d'oliva. Ed ecco qua. Allora, presidente, noi siamo in tema di Natale, per cui vado a dotare poi la nostra Lena con della forchetta necessaria, e questa invece è la variante che ora andiamo a raccontare. Prego, se lo vuole poggiare lì, raccontiamo un po' questa variante. Scusate, io mi sposto perché, scusa, Lena, se vuoi accomodarti. Grazie. Prego. A te. Scusi, grazie, presidente, mille. Però così come detto, qua ci sono le future generazioni. Per la volta ce non possiamo avere. Chissà problemi. Che non partorisca un cuoco. Che bello! Ma mai dire mai. Magari, mai. Che meraviglia! Ecco qui la nostra Lena. Io assaggio. Che va ad assaggiare in compagnia. Carmen, lo volevi anche tu? Ho dimenticato. No, io sono l'angelo custode, sto qui a sorvegliare che Lena assaggi, perché non ci dobbiamo sentire responsabili. Allora, è buono? È buonissimo. Bene. Tutto cotto, per non cui anche giusto. A prova, insomma, di gravidanza, va tutto a posto. A postissimo, va io bene. Ne ho memoria, insomma. Quindi quello me non si può mangiare, tutto. Quello non si può, invece in questo caso si può mangiare tutto. Perfetto. Mentre Elena procede, allora, cosa abbiamo? L'alternativa a questo piatto, abbiamo soltanto aggiunto un piccolo uovo di quaglia, e per arricchire, diciamo, a questo pancotto, perché era proprio, come si può dire,
pochi ingredienti, però c'era sempre l'olio extravergine d'oliva, e poi abbiamo fatto una salsa sempre di pane raffermo, la parte del questa cosa marroncina che loro vedono, e l'abbiamo emulsionato con un brodo vegetale. Olio extravergine d'oliva e una piccola guarnizione degli stessi ingredienti che noi abbiamo. Diciamo che in questo caso questo lo possiamo proporre effettivamente anche come un primo barra secondo, sì, proprio perché c'è anche la presenza della proteina data dall'uovo di quaglia. Difficile questo, è più difficile, Presidente? Niente, basta un po', diciamo, nell'acqua acidula mettere l'uovo e poi subito dopo aggiungerlo sopra. E abbiamo anche queste immagini che ci aiutano meglio a comprendere dall'alto quello che è il risultato finale. Presidente, 10, guarda, Elena ci ha preso gusto, sta mangiando tutto. Brava, brava Elena, mi piace. Spero io vado, che Francesco Pio si calmi, perché ho sentito che stava tirando dei calcetti, sicuramente l'orario, sai Elena, siamo alle 13:24, povero cucciolo avrà sicuramente fame. Ha ragione, okay, anche lui. È giusto anche questo. Del resto, Carmen, noi siamo in famiglia. E che cosa ci possiamo inventare noi per mangiarci il secondo piatto? Semplice, guarda cosa ti invento, guarda. Allora, tanto abbiamo il supporto grafico, abbiamo le altre ricette. Presidente, non me ne voglia, però c'è anche Carmen che ha fame. Carmen, possiamo? Preferisco, possiamo. Quello è freddo, preferisco questo, Carmen. C'è un altro? Sì, se ci sono dei piattini vuoti, così li ridiamo. Quello noi abbiamo, anche perché, scusi, Presidente, allora, uno, due, tre. 3, 4, 5. Ce la facciamo. Una decina di persone. Ce la facciamo. Inquadratura dall'alto. Ce la ce si la fa? Facciamo. Sì, eccolo qua. Perché ce io la facciamo. non mi sono conteggiata. Allora, ce la possiamo fare. Prima però, regia, andiamo con gli ingredienti, con tutto ciò che serve per la realizzazione di questo pancotto. Quello che stanno mangiando in questo momento tanto la nostra Carmen quanto evidentemente la nostra Elena. Ecco qui semplici elementi tutti quanti che vanno a concorrere per realizzare questo meraviglioso primo piatto, la cui variante abbiamo proposto complice la presenza del nostro presidente. Presidente, quando ci rivediamo? Io spero la prossima settimana, se diciamo ci sono un po' di cosine da mettere in evidenza, e poi spero al più presto possibile. Va bene, noi l'attendiamo con immenso affetto. Abbiamo bisogno di altre forchette e tra pochissimo ne avremo altre. Grazie ancora al presidente. Grazie anche a voi. Associazione Cuochi e Pasticceri della BAT, Michele Enriquez, grazie ancora. Carmen, noi dobbiamo ancora lavorare, quindi dopo lo riscaldiamo. Sì, dopo. Perché dopo. Ora chi abbiamo? Adesso abbiamo un ospite importantissimo, parleremo di matrimoni ma in maniera speciale. E quindi amici, aspettate, non andate via. In maniera speciale, questa ragazza.
siamo sempre qui all'interno della mia casa, pronti ad accogliere il terzo ospite. Vado subito da Carmen. Chi mi hai portato? Allora, Serena, lui si chiama Antonio Roselli ed è coinvolto in qualche modo nel matrimonio. Ma secondo te, tu lo guardi, sì, guarda che eleganza, guarda, innanzitutto, e dici, chi potrebbe essere lo sposo? Allora, facciamo così. Antonio, guarda un attimo davanti a te, di modo che si possa aprire effettivamente questo quiz sollevato dalla nostra Carmen. Allora, è lo sposo? No. Fammi sì o no con la testa. Il fratello della sposa? No. Il testimone? Il prete? Non allora, voglio. Lui... Dai, lo svegliamo. L'amico del cugino? Potrei. Il fratello dello zio? Potrei farlo. Il nonno del parente? Ci sta quasi. Potrebbe fare il prete. Allora, devi sapere che lui è lo specialista dell'animazione dei matrimoni. A livello nazionale definito veramente il numero uno per quanto riguarda l'animazione dei matrimoni. Signore e signori, per voi DJ Frog. Sentito l'applauso da casa, cioè. Per voi e solo per casa Serena abbiamo il nostro DJ. Senti, io dopo questa presentazione credo che... Allora, a parte vi ringrazio prima di tutto per avermi fatto entrare dopo il parrucco, perché stavo... Scusa. Sì, no, cioè, scusa, dopo Antonio. Mezz'ora di parrucco. Dopo no, ti offro grazie. Il pancotto. Sì, perché di là arrivava il... L'odore. No, grazie, grazie per avermi ospitato in casa Serena, perché poi è bellissimo che sembra veramente stare a casa, c'è una cucina, c'è un divano, c'è tutto. Ci si diverte. Ci si diverte. Così come in famiglia, senza troppo prendersi sul serio. No, assolutamente, assolutamente. Io Antonio, avuto... tu sei giovanissimo. Sì. 41 anni. Ti vedo tentennare su un giovane. Sì, no, su giovanissimo. Ho 41 ma anni. Svolge la sua attività dal 2009. Sì, io nasco, sì, nasco animatore nei villaggi turistici, quella un po'. Anzi, tutto nasce, io mi sono diplomato all'Istituto Alberghiero. E lì un professore, lì mi sta guardando. Vedo già anche delle foto che mandano dei tuoi marini. Sono diplomato all'Istituto Alberghiero, un mio professore mi disse, siccome non ero bravissimo, mi disse: tu nella vita puoi fare solo lo scemo. Mi ha dato una bella idea. Quindi Galeotto fu il professor? Giancaspro, che salutiamo. Sì, ma già dalle foto, Serena, non so se stai vedendo le foto, cioè lui proprio protagonista. È incomodo. Ecco, protagonista fra gli sposi in questo modo così esilarante. Mi sono creato un po' questa idea. Nasce poi nel 2009 la Frog, dopo tanti anni nei villaggi. Perché Frog? Perché Frog, quanto dura la trasmissione? 2-3 ore. Frog è, in realtà è un nome che dice tutto e non dice nulla. In realtà, come ben sappiamo, è rana in inglese. E saltellare, volare in alto, ma rimanere sempre con le zampe per terra. Questo è il concetto. Quindi non sapevo cosa vuoi fare da grande, praticamente. Quindi di lì è partita questa idea. Villaggi turistici. E tanti anni di animazione in villaggi turistici, poi da lì, nel 2009, ho partorito anche io, la Frog Entertainment, l'agenzia di animazione, pian piano, tantissimi sacrifici, tanti, perché aprire non ci vuol nulla, mantenere una realtà. Adesso gestiamo in estate 4-5 strutture turistiche, ho 40 ragazzi che lavorano per me, con me, è brutto dire per me. Scusa, con me. Antonio, vogliamo salutarli tutti, vai. Sì, no, sì. Scusami, non ero in giro perché spesso i nuovi io li confondo, dico, tu sei. E ho delle spalle forti che mi seguono ovviamente, che saluto e ringrazio, però rischierei di dimenticare qualcuno, quindi evito. E da lì poi è nata questa idea del wedding, pian piano, di portare questa idea del... Non del villaggio turistico del matrimonio, perché sarebbe un po' controproducente, però del personal DJ. Allora, ecco, qui dovevamo arrivare, perché lui ha coniato un po' questo termine. Lui si definisce il personal DJ, ma vuoi spiegarci, Antonio? Allora, prima di tutto, personal DJ fa figo, no? Tu lo dici, cioè, personal DJ. Cioè, uno ti non prende... fa figo soprattutto per la sposa, sì, io il personal DJ. No, l'idea del DJ privato, della personalizzazione del wedding, ormai gli sposi sono preparatissimi,
quando vengono a parlare con te fingono di, ma loro in realtà ti hanno stalkerato, perché ormai la presenza dei social, sapete benissimo, ormai tutti sanno tutto. Io sui social lavoro tantissimo. Lavoro in che senso? Faccio vedere quello che faccio, quello che sono, e non semplicemente il, quello che è il mio lavoro. In realtà sono a casa, sono con i miei, prendo in giro mia madre, lo pubblico, cioè voglio che gli sposi in questo caso scelgano la persona e non il personaggio, scelgano Antonio e non Frog. E quindi da lì è nata questa idea, io della personalizzazione, che significa che gli sposi prendono me indipendentemente da quella che è la sala ricevimenti. Io collaboro con tantissime sale, ma non lavoro per loro, lavoro con gli sposi. E quindi quando mi dice con che sala ci sei la degustazione, la presentazione, no. Gli sposi mi portano da casa come fossimo in una valigetta, mi portano in sala, io stringo la mano al direttore, ma da quel momento io lavoro con gli sposi e non con la struttura. Cioè. Io a proposito di questo vorrei dire una cosa molto importante, ed è stato il motivo per cui ho deciso di portare qui oggi questo ospite. Tante volte si sa quello che c'è dietro la preparazione di un matrimonio, però l'abito della sposa è soggettivo, il menù è soggettivo, ma gli invitati che di un ricevimento, di un matrimonio, poi ti dicono quanto mi sono divertito oppure quanto mi sono annoiato. Ecco, cioè, quanto è importante il suo ruolo, perché quello che poi, il ricordo che poi rimane di un evento è il divertimento o il non divertimento. Qual è il tuo termometro? Ecco, allora, in realtà... Perché c'è sempre il momento in cui ad un certo punto c'è il calo dell'attenzione. Bravissimo, su quindi questo. Ci sono gli uomini fuori che vanno a fumare, i bimbi che cominciano a ballare da soli e le persone che guardano. Per evitare tutto questo. Allora, la personalizzazione, il personal, parte proprio da questo. Il fatto di avere in sala una persona, un amico, perché prima di arrivare al wedding nasce un'amicizia, nasce uno sfottò, io poi ho un rapporto subito con gli sposi, nel senso che quando mi chiamano dicono mi stressate, quando arrivano i contatti per adesso per il 2022-2023, io sono contento che ormai che già mi contatto, però dico aspettate un attimo, perché sanno che in sala c'è un amico, una persona che sta lavorando con loro. Tu hai toccato un tasto fondamentale, il momento in cui gli sposi sono all'esterno per le fotografie. È un po' come invitare ospiti in casa e a un certo punto andare via e lasciare gli ospiti da soli. È un momento, diciamo, difficile. Loro, gli sposi, sanno che all'interno c'è una persona che sta seguendo il tutto. Quindi quando rientrano, il loro obiettivo è sentirsi dire che vi siete persi perché ci siamo divertiti tantissimo. Perché il divertimento, l'abito perde il proprio valore. Ok, bellissimo l'abito della sposa, bellissimo l'abito, esce ma dalla chiesa, è soggettivo, ma è un momento che poi c'è un calo. Quando si arriva in sala, io amo, diciamo, usare come esempio, gli sposi prendono gli ospiti, li danno in mano a una persona che per 7-8 ore li deve condurre, far divertire, fare star bene. Quindi ci siamo inventati questo matrimonio step by step, io sono un DJ, un intrattenitore, cioè dove il divertimento non significhi volutamente casciara e la sobrietà non significhi che scocciatura. Ci siamo capiti? Sì, però il gesto era... Ci vuole il gesto. Quindi c'è un equilibrio che porta in base a... Cioè ovviamente. Poi spesso quello che accade, io lavorando molto con anche gente di fuori, stranieri, spesso una famiglia è differente dall'altra. Esatto. Ecco, una è molto più forte, l'altra è un po' più tranquilla. Spesso il nostro obiettivo è quello di rimanere dietro la console ed essere miccia. Se c'è dinamite esplode, e quindi quanto più dinamite c'è più esplode. Se questa famiglia è un attimino più forte, noi il nostro obiettivo è quello di cercare di creare di un'unica festa, valorizzare entrambe, certo, di creare un'unica festa. Ecco, gli sposi si sentono coccolati da questa realtà e conducono, diciamo, conducono un wedding tranquillo, sereno. Ecco, nasce un rapporto con gli sposi che continua anche dopo, perché io subito dopo comunque continuo a sentirmi. È la soglia della conoscenza, che io arrivo in sala che so già che c'è una persona che potrà seguirmi al meglio il ma poi lui anima il battesimo perché arriva seguito il bambino, e quindi bravissimo, giusto? Certo. Scusa, ma io cosa faccio, no? Fai conto che io sono la sposa, sì, che di solito è quella che ad un certo punto stalkerizza di più. Assolutamente sì, è bellissimo.
cosa faccio? Ti presento una lista, dopo che tu mi hai conosciuto, hai capito quelli che sono i miei punti di forza, le mie preferenze, tipo se mi piace più la musica house, certo, piuttosto certo. Che ti indico anche le persone che età hanno, aiutami certo, a capire. Hai una sorta di, diciamo, di situazione generica. Gli sposi hanno questa idea della... Senta, perché ti faccio questa domanda? Perché ad un certo punto c'è la marzucca, sì, la marzucca, sì. C'è musica, la salsa, certo, cioè, certo. Perché tutto. Giustamente un DJ deve sapere accontentare i gusti un po' di tutti. Tu come fai? Allora, gli sposi spesso hanno un'idea, però io dico sempre di affidarsi a noi, che siamo, diciamo, dei professionisti. Ok, mi piacerebbe avere quello. Noi lasciamo loro scegliere il primo lento, che è una caratteristica, lasciamo loro scegliere ovviamente il momento della torta, però per il resto diciamo, gli chiediamo cosa genericamente vorrebbero. Ecco, quindi una situazione generica, poi noi, in base a quelle che sono le richieste, strutturiamo il matrimonio. Quando gli sposi arrivano in ufficio, la sposa specialmente, che è quella che stalkerizza, dà l'illusione all'uomo di scegliere qualcosa. Ma quello, diciamo, vale nella vita di tutti i giorni. Bravissima, allora tu vedi che noi siamo quelli dell'ultimo. Siamo quelli dell'ultimo minuto, in realtà, perché siamo i musicisti. E allora dico, ok, scegli tu, e lì è una gag proprio da filmare, scegli tu, e lì l'uomo contento di star scegliendo qualcosa, e lì tu lo vedi tutto contento e dici, ah, ok, adesso io ho preso questo, e lì a me non piace, ma vedi. Però se vuoi. Quindi, sai okay, cosa, cioè, rispetto ai miei tempi, diciamo, perché abbiamo parlato di 30 anni fa, forse adesso gli sposi fanno un po' più da soli, prima no, arrivava anche la mamma, la suocera, la sorella. Succede ancora? Succede ancora in base a... Allora, è carino, perché noi, ripeto, seguiamo, siamo stati presenti alla Fiera Sposi di Bari, la Fiera Sposi di Barletta e la Fiera Sposi di Foggia, e già abbiamo visto delle differenze, ecco. Simpatiche. Tipo io... Tipo racconta, dai, ti prego. Foggia... Aneddoti. Foggia abbiamo trovato un pubblico bellissimo, che scendeva da paesini, e quindi coltivatori diretti, quindi gente bella. Però dove la presenza della fiera è molto più importante, cioè nel senso che la fiera per loro è, ecco, vado in fiera a scegliere. Nelle altre parti, nelle altre fiere abbiamo trovato gente molto più preparata, ti ho visto su Instagram, ti ho seguito sui social, ti ho seguito lì, sapeva tutto di te, quindi diventa un pochettino anche più complicato, perché in realtà conoscono tutto. C'è un aneddoto particolare. Noi siamo donne. Sì, 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 dai, certo, dai. Certo. Non ti so che... Vabbè, succede di tutto, succede di tutto. Però una delle frasi che mi ha fatto sorridere è una persona anziana, un adulto, che viene a fare DJ. Sai cos'è un matrimonio? Barese lui, verace. Me l'ha detto in dialetto, però lo italianizza. Matrimonio è un sequestro di persone con diritto di riscatto. Cioè, te lo dico, il modo me ne voglio scegliere e devo pagare. Quindi in realtà, specie al sud, sapete benissimo, ve lo insegnate, il matrimonio è visto come... Ci sono stati dei comici, Brignano, che ha fatto proprio un monologo sui wedding, sui matrimoni, da quando arriva in realtà la partecipazione, che per noi è male. Cioè ormai, quindi dobbiamo rendere questa cosa bella, no? Tipo quando arrivi il 14 agosto e ti dici, ma che si fa in questi casi? Il ballo del mattone, evitare di sudare. Sì. Poi abbiamo seguito, vabbè, studio veramente tanto e abbiamo visto che il principale stress che porta gli sposi è quello, il terrore del tempo, della pioggia. È vero. Sì. Da un incontro, da un summit che ho fatto ultimamente, si pensava un calo, invece quest'anno ci sono stati 4.500 matrimoni in più in Italia rispetto Benissimo. Allo scorso anno. Quindi la gente continua a sposarsi, continua a rovinarsi la vita, fatelo pure, chiamate DJ Frog per rendere il tutto più bello. Assolutamente. Scusa Antonio, sì. Secondo me il primo stalker per il tuo lavoro è la donna. È questo. Assolutamente. Okay. Sì. Secondo stalker, da quello che vedo io durante i matrimoni, è il direttore di sala che viene e ti dice c'è il primo. No, non parla il direttore, il direttore gesticola. Fammi la faccia del direttore. Il direttore è... Significa fai fare gli auguri, fai dare i soldi. Ok, vedi sì. Che c'è un... Sì, sì. Quando poi? Fa così e spegni, non si vuole un far vedere. Un linguaggio gestuale. Sì, assolutamente. Brindisi, ci sono dei gesti
Io ho seguito tanti matrimoni, parlavo con e mi sono, è brutto dire specializzato, però ho seguito parecchi matrimoni civili. Infatti ho inviato un video. Hai inviato un video? Sì, sì, sì. Carmen, abbiamo un video? Sì, abbiamo un video. Abbiamo il video? Lo chiediamo ad Antonio. Antonio sì, ha detto sì. Sì. Ho inviato un video. Ma al di là di questo, ho seguito un matrimonio di Maria e Caterina, che saluto. Due ragazze, due splendide ragazze che si sono sposate a Caserta. Vivono a Roma ed è stato un matrimonio stupendo. Quest'anno Vito e Alberto, che saluto. Non ti credo, io ho bisogno delle prove. È stato un matrimonio bellissimo e non so adesso poi se c'è. Abbiamo bisogno delle prove. Io e Carmen, se non vediamo, senti, non Antonio, crediamo. Ma come ti approcci a... Vogliamo vedere prima il video, Carmen? Sì, sì. Perché cioè... non vorrei che poi il tempo a nostra disposizione... Va bene. Sfumi. Andiamo con il video perché abbiamo bisogno delle prove. Vediamo. Dai, questo matrimonio, vediamo. Seguirò un matrimonio. Due donne di Maria e Caterina. I stay out too late. Got nothing in my brain. That's what people say. Mm-hmm. That's what people say. Mm-hmm. I go on too many dates. But I can't make them stay. At least that's what people say. Mm-hmm. That's what people say. Bravo, bravo il nostro ospite. Stavo balicchiando lo stile. Sì, stavo chiedendo prima se come ti approcci a certe richieste, ci vuole comunque una sensibilità maggiore. Allora, la sensibilità sta nel rispondere come se ti avesse chiamato una coppia etero, come se ti avesse chiamato un genitore per un diciottesimo. Quello che ci tengo a dire è che per noi è una festa. Quello che avviene prima del matrimonio e dopo del matrimonio è una scelta. Per noi è una festa. Io spezzo una lancia in favore di queste due splendide ragazze, perché io, facendone veramente tanti, non ho mai visto forse occhi così innamorati di come quel giorno, perché è quasi una... Sicuramente ci stiamo evolvendo, però stiamo ancora un pochettino bloccati su molte realtà. E quindi quasi un raggiungimento, il raggiungimento di una... vincere qualcosa per loro, quindi decidere di stare insieme, di convolare a nozze, ed è stato un matrimonio bellissimo, poi Caserta, sulla spiaggia, bellissimo. Quest'anno ho due ragazzi, che ripeto saluto, Vito e Alberto, che lo stesso hanno scelto. Loro devono sentirsi assolutamente coccolati allo stesso modo, anzi, scherzare anche sull'omosessualità, scherzarci, viverla con loro. Io veramente ne seguo tanti di amici, ho tanti amici gay, e, però ripeto, è far festa, per noi è una festa. Certo, scusami Antonio, io non posso non farti questa domanda. Tu hai conosciuto me e Carmen, giusto? Sì. Diciamo, non so se è una cosa positiva per te. Sì, ci stavo pensando. Se tu volessi accostare a noi una musica che ti sovviene, no? Fai conto che io sono una sposa, mi sono rivolta a te, tu che musica metteresti? Vedi, tu sei, da come ti, sicuramente ti poni, ecco, andrei su qualcosa di tradizionalistico, però allegro, cioè nel senso io ti legherei una pizzica. Ma guarda, io non so se tu fai anche lo psicologo, invece a Carmen... Attenzione, senti, perché è un po' più complicata. Ci potrebbe essere un retroscena. È un po' più complicata, lei sembrerebbe, diciamo, d'impatto un attimino più classica, ma forse non lo è. Ti dico che amo Bob Sinclair, ecco, quindi... Diciamo, non, andrei su qualcosa di... No, io diciamo forse non dance, neanche revival, ma sicuramente di qualcosa di straniero, e io la leggo a qualcosa di spagnolo, non mi dire... Spagnolo, i Gypsy King. Oggi l'abbiamo detto col nome. I Gypsy King, facciamo i Gypsy, ti possono piacere? Sì, 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 mi piacciono, okay. Mi piacciono. Allora Antonio, io però ti vorrei rivedere.
Per me ci possiamo mettere d'accordo, tu come sei sistema? Naturalmente io... intendo in trasmissione. Diciamo, Anto, prendo a volo DJ, tutto. DJ Frog. Anche perché io quando sposo gli altri, non sono sposato. E io sì, e io sì. Io... No, guarda, l'ho generale, fatto questo errore già. Quindi, mi diverto. Allora, quindi qui clienti non ce ne sono. Che ne dici? È un altro ospite da 10 lode? Bravissimo, bravissimo. Grazie. Complimenti. Grazie. Allora, grazie. Colgo l'occasione anche per salutare il mio di marito. Ciao Francesco. E già che ci sono, saluto anche la mia amica Ida, che oggi invece compie gli anni. Tanti auguri. Bene. Che musica metteresti per un compleanno? Un tanti auguri classico va assolutamente sempre bene. Ci sono dei... Italiano o happy birthday? No, no, italianissimo, ci sono dei classici che non vanno tolti, così come il trenino va fatto. Bello, assolutamente. Trenino. Antonio, se i nostri amici ti volessero contattare? Assolutamente, sui social come DJ Frog, il DJ dei matrimoni, su Facebook, su Instagram, e da una classica ricerca anche scrivendo il DJ del matrimonio. Io su Google. Cioè, gliel'ho messa su un piatto d'argento, lui dice che è single, puoi anche dare il tuo numero di telefono. No, non sono sposato. È per questo. Non è sposato. Non è sposato, quindi è diverso che essere single. Saluto Valentina, che è la mia fidanzata. Con tanto affetto. Con tanto Valentina, affetto, quando con tanto vuoi amore. Vieni. Cioè, ci stavo provando con lei, ma ho fatto vedere la pelle. Allora, ragazzi, siamo pronti, rimani qui con noi. Certo. Ora dobbiamo, la situazione si fa più, diciamo, importante, perché dobbiamo rivolgerci alla nostra Antonella per le notizie della giornata. Vai Antonella. Grazie Serena e bentrovati con lo spazio informativo di Teleregione. Vediamo insieme le principali notizie della giornata. Nascerà una nuova società di scopo controllata da Agere Regione Puglia per gestire gli impianti pubblici per lo smaltimento dei rifiuti. Il progetto verrà presentato a Lanci nei prossimi giorni. La società avrà il compito di verificare i flussi dei rifiuti e indirizzarli verso i diversi impianti dislocati in Puglia, oltre a gestire direttamente gli impianti stessi. Sì, il piano di gestione dei rifiuti della regione prevede la creazione di 7 nuovi impianti pubblici di compostaggio da realizzare a Lecce, Andria, Cerignola, Pulsano e poi a Foggia, Brindisi e Bari. E ora ci spostiamo a Barletta, un nuovo passo in avanti per lo stadio Puttilli. La città si avvicina alla riapertura del principale impianto sportivo cittadino attraverso l'operazione del CONI, che nella mattinata, in questa mattinata ha pubblicato ufficialmente il bando di assegnazione degli ultimi lavori di adeguamento. L'appalto verte sul finanziamento del CIPE di 2.274.000 euro più l'integrazione di 400.000 euro garantita dal Comune di Barletta attraverso le delibere di giunta del 5 settembre del 2019. Le imprese interessate potranno effettuare un sopralluogo in via Vittorio Veneto entro il 16 dicembre, mentre potranno presentare le proprie offerte entro le ore 12 del 17 dicembre del 2019. E ora lo sport. In Serie C, domenica positiva per il Bari, vittorioso a Vibo Valencia per 3-0 sul Rende. Vince anche il Monopoli nel derby sulla Virtus Francavilla, pari per il Bisceglie con la Cavese. In Serie D finisce 0-0 l'atteso big match tra Bitonto e Foggia. Ne approfittano Fasano, Casarano e Cerignola, vittoriose su Taranto, Francavilla e Agropoli. In Eccellenza, Corato e Molfetta continuano la loro corsa al vertice, steccano le due barlettane. E con questo è tutto, per i maggiori approfondimenti vi rimandiamo al TG in diretta delle 14.30. Grazie Serena. Grazie a te Antonella. Fede calcistica, Antonio? Sono interista, siamo primi in classifica. Capito, si è impettito ad un certo punto il sì, signore. È peccato proprio ieri che c'è stato questo piccolo sorpasso. E quindi mi sta ancora più simpatico, anche perché sì, anche io sono interista. Anche tu sei anche interista. Su questo nasce un bel contrasto simpatico con gli sposi. Ci sono alcuni che quando vengono a presentarsi con il tatuaggio juventino, io... Ritrai la mano. Tiro la mano. Sì, sì. Antonio, allora di questo e tanto altro vorrai venirci a parlare nuovamente sì, all'interno sì, del nostro salottino? Sì, prometto che ci sarò ancora qui, magari presenterò anche una parte del mio staff. Volentieri. In modo, perché... Ma ci porti la postazione? Quella balliamo, che fa... cantiamo? Giusto? Ce la porti? Proprio quella che fa... Ma
quella, non proprio, ma quella ti porta. Ti vogliamo vedere con le cuffie. Oh. Sì. Carmen, anche in questo caso missione compiuta. Allora, dopo aver congedato il nostro DJ Frog, grazie mille. Grazie a voi, grazie. E ci rivediamo alla prossima occasione, posso dirlo io, no? Certo. Ah, ci vediamo alla prossima e continuate a seguirci, che è bellissimo qua. Anzi, venite, una casa, suonate, entrate. Che uomo di spettacolo. Grazie, uomo Carmen. Di spettacolo. Grazie a tutti, amici a casa, ci rivediamo domani. Questo programma è stato offerto da...